Sì, allora, Luigi D'Amelio, Schigi per quasi tutti, e azienda birrificio Extra Omnes di Marnate, in provincia di Varese. Siamo nati da abbastanza poco, nel senso che dobbiamo ancora compiere i 2 anni, facciamo birre di impronta amore belga, tutte ad alta fermentazione, rifermentate in bottiglia, informati in bottiglia solo da 33 centilitri. Oggi abbiamo in degustazione la Blonde, che è una birra molto leggera, di 4 gradi e 4, fermentata con un lievito belga, il Trappist, diciamo, ma con un aroma dato da un luppolo americano che si chiama Amarillo, che gli dà note molto fruttate sull'agrumato, sul pompelmo. Poi la Triple, una birra di quasi 9 gradi, non per questo però pregiudica la bevibilità. Classico stile belga, birra chiara, con una bella aromaticità ma molto molto beverina. La Tainted Love, che ha un nome un po' strano, è una birra collaborativa, cioè è fatta, diciamo, a 4 mani insieme ad un altro birraio che si chiama Bruno Carilli del birrificio Tocca al Matto di Fidenza. La saison scura, d'impronta più Extra Omnes, diciamo, però con una luppolatura più d'impronta Tocca al Matto, quindi con luppoli neozelandesi, americani e polacchi. Ultima birra è un po' un gioco, la spigliamo a pompa, su quella pompa inglese attaccata sulla botte. Si chiama Zest, in questo caso l'abbiamo chiamata Real Zest. La Zest è la birra chiara, 5 gradi e 3, però appunto con questa luppolatura, anche qua di luppoli americani. Il luppolo si chiama Citra. Zest è la birra che abbiamo presentato al festival qua dell'anno scorso e che era stata giudicata la birra migliore del festival. Quest'anno abbiamo voluto tornare sul luogo del delitto proponendola però in una versione particolare, cioè non l'abbiamo fatta rifermentare e la spigliamo un po' all'inglese a pompa, quindi una birra molto piatta che tira fuori proprio le note della zest, quindi il luppolo, il citra e la speziatura del lievito saison, anche questa molto beverina. Poi ce l'abbiamo in bottiglia, però la cito perché è piaciuta molto ed è una delle ultime nate, la Donker, che è un Imperial Coffee Stout. Il nostro birrificio, tra le altre cose, ha la particolarità di essere all'interno di una torrefazione e quindi avevamo questa possibilità di utilizzare caffè in varietà molto particolari e abbiamo fatto questa Coffee Stout, quindi questa birra scura Imperial, quindi quasi di 9 gradi, con un caffè con una base di arabica molto importante, quindi è una bella acidità anche che gli dà l'arabica. È una birra al caffè, quindi comunque deve essere bevuta da persona a cui il caffè piace, però siamo molto soddisfatti.